Pesaro, ascolterete fra poco per il Rossini Opera Festival 1997 il signor Bruschino, farsa giocosa in un atto di Giuseppe Foppa, musica di Gioachino Rossini. Edizione critica della Fondazione Rossini di Pesaro in collaborazione con Casa Ricordi di Milano a cura di Arrigo Gazzanica. Personaggi ed interpreti: Gaudenzio Pietro Spagnoli, Sofia Eva May, Bruschino padre Roberto De Candia, Bruschino figlio Cesare Catani, Florville Juan Diego Flores, Filiberto Mauro Uzzeri, Marianna Giuseppina Piunti, un commissario Luigi Petroni, orchestra della Toscana diretta da Corrado Rovaris, regia di Roberto De Simone.
Destinata fosse Sofia. La sola idea di tanta fatalità m'opprime. Ogni momento cresce la mia impazienza. Ella già viene.
Tutor vostro e ad ognun del castello. Signori, in qualcuno entriamo. Ogni mio passo vi farò noto, bastami che siate fino a me. Lo sarò, non mi vada. Vien qualcuno, s'attende questo bruschino, udiamo. Oh, voglio certo che quel signor bruschino me la pari. Non c'è nessuno. Che vuole? Siete di casa? Sono l'agente del signor Gaudenzi. Ottimo incontro. È alzato ancora? Non credo. Dirò fratello a voi perché ne vengo. Io sono Filiberto, giocandiere del vicino castello. Da tre giorni albergo un certo giovine, detto signor Bruschino, il quale è un padre attaccato di gomma, che Bruschino si chiama. Ha fatto un debito di 400 franchi. Triste pratiche. Oh, infine io tengo chiuso per l'opzione dentro la mia soffitta. Ecco la lettera che gli mi dia perché al signor Gaudenzio ora la porti. Vedegli poi la faccia per venire a suo padre. Ma va certo che non esce di là se il suo debito in via non pagherà. A imprudente cugino. Egli è parente vostro? Sì, Bruschino sogno pure. Ma c'è. Che sora, signor Gaudenzio, lo venisse a sapere. A me che importa? Che guai, che guai. Nascalo fuori. A come? A come mai? Da me fia rimediato. Canali, e tutto è bello e aggiustato. Io donari vi darò, vi darò, vi darò. E non esito il futuro? Oltre a voi ne sposterò, sposterò, sposterò. Oh, il presente è sicuro. Ma da un banco. Il capore, il capore. Prima zitto. 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 Ah. Oh,
presto, ma zitto, 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 ma che giorno sia sagrato. Ho trovato poi l'incoppo
ed è guai trovarmi se. Stia di buon umore, odiami quel che viene, che brilli se noi cuore di gioia e di piacere. Stian di buon umore, cogliam di quel che viene, e brilli se noi cuore di gioia e di piacere. E stiamo allegramente, 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 cogliam di quel che viene, allegramente, allegramente, e brilli se noi cuore di gioia e di piacere, e brilli se noi cuore di gioia e di piacere. Cogliam di quel che viene, sì, 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 e siamo allegramente, sì, 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 sì. Cogliam di quel che viene, sì, 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 e siamo allegramente, sì, 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 e brilla nel cuore di gioia e di piacere, e di piacere, di piacere, di piacere, e piace. Ho trovato a Sofia un buon partito nel giovane bruschino, ma contenti non sarò se pria non me la paga quel signor di Florville. Da bravo, che mi raccomandate a dispormi per essere arrestato. Stupisco che bruschino non si veda. Fu recata una lettera per voi. Che mi scrive? Leggiam. Bruschino il padre. Amico, mi valgo d'altra mana cagion d'un improvviso piccolo a. Piccolo a. Accesso. Grazie. Accesso di chiragre di gotta. Mio figlio Bruschino, invece di recarsi da voi, batte la campagna e perde poco lodevolmente il suo tempo. Grazie. Tempo. Io vi scongiuro di farlo. Oh. Di farlo. Ah. Arrestare. Grazie. Arrestare dai vostri servitori. E siccome egli non è conosciuto di persona da chi che sia dei vostri, eccovi in due esemplari i suoi connotati. Vi torno a raccomandare la sollecitudine e mi segno Bruschino il padre. Oh gioventù imprudente, olà, sentite, uscite in mantinente, cercate dappertutto, e se trovate un giovane che abbia i connotati, e qui segnati trovansi, arrestatelo, e a qualunque costo a me, guidatelo. Hai sentito? Paci con la padrona, perché se mai? I servitori già inseguono l'uomo, che fosse lui. Bravo figliuolo, insegui il fuggitivo. Preso. Da questa parte. Da questa parte ho detto, di là. Andate miei prodi da me guidati, assurate il fuggitivo. Di qua ho detto.
Che state facendo? Mangia pane a tradimento! Via inseguite il burattino! L'hanno preso! Non l'hanno preso! Signore, una cosa alla volta. Siete bruschi nel figlio. Io non serve nascondersi. Lo sono. Da vostro padre son giunti i vostri degni portamenti, e con questa sua lettera ordino d'arrestarvi. E voi di grazia chi siete? Io son Gaudenzio tra babuffole. Oddio, quello, ah, che degno non sono del vostro bel perdono. Giuoco, amiche, ha pentito io ne venia, ragion per cui trovato fui qui. È ragione. E al padre mio scrivea implorando perdono. Leggete. Forse la lettera che il giovane Bruschino lui mandò per via del locandiere. Si vede che è pentito. Entrate. E posso sperare? Ah, che non oso. Sì. Mi commuove. Via, via, chissà. Oh, basta. Per adesso. Tanta bontà mi trae fuor di me stesso. Buon giovane, venia da per se stesso, che ha fatto poi suo padre un uomo fiero piuttosto puntiglioso, ma dovrà perdonarmi. Ho inteso, ho inteso. Questo è Bruschino il padre. Porta di buono. Con chi la sentiamo? Andate un po' a far nascere dei figli. Amico, vorrà sentirmi. Adagio un poco. Signor Gaudenzio mio. Signor Bruschino. Perdonatemi, scontora di legno. Conosco assai bene, sparsi qui attorno gli indegni portamenti di quel signor mio figlio. Ebbene, vedete? Che caldo! Voi già mi conoscete! Mi va il sangue alla testa! Amico, allegri! È rimediato. Che? L'amico è in gabbia. Che? L'ho qui in casa. In casa? Ho operato la medicina ed è tutto cambiato. Troppo presto, non credo. È una finzione. Che caldo! È una bolla. Ma vi prego di vederlo. Vederlo? Oh, no, non voglio neppur sentirlo nominare. Ecco, farò io. Chiedilo. Venga il signor Bruschino, suo figliuolo. Non voglio dirlo. Via, non sia
parlate con figlioso. Io! Vi perdono, già che mostra vero pentimento. Si può, cosa si può far queste nozze? Nozze? Che caldo! Che fece poi gioventù, leggerezze? In confidenza e noi che abbiamo fatto in quei tempi, intendetemi. Non me lo ricordo. Bene, parliamo da uomini una volta e concludiamo. Oh,
andate naturando? Cosa andate naturando? Cosa andate borbottando? Cosa andate borbottando? Voi due pazzi, mi sembrate, voi due pazzi, mi sembrate, dei pazzi, voi non va. Fermate, a padre, a figlio, e per grazia consola. Quello che qui si crede mio figliuolo. Oh,
È così? No, signor Remo! Signora, noi la vedremo ora. Oh!
signor commissario, mi son servo. Che vi par? Che ne dite? Oh, niente. Niente? Che caldo. A volere ch'io mi inghiotta un figlio che è caduto dalle nuvole. Oh, niente. Oh, niente. E tocca mia. Fidatevi, tutto si scoprirà. Tengo una lettera del figlio vostro con la quale mi prega che mi interessi perché a lui perdono diate di cor. Vedetela, il carattere è quel di vostro figlio. Senza dubbio. Ebbene, questa parata smascherata l'impostura si resti chiaramente. E se mai non bastasse? Oh, niente. Ah, niente. Che caldo. Mi inchino. E perché mai tanto favore? Son venuto a sciogliere l'imbroglio che avete con Bruschino. E il bramo e il voglio. Dov'è questo Bruschino che si dice suo figlio? Eccolo a voi. È un impostore, gente. È suo figlio. La prova. Eccola qua. Che carta è quella? È questa una sua lettera che in oggi per lui m'ha consegnato. È vero. Va benissimo. Ed io ne tengo un'altra di suo figlio, da lui riconosciuta. Confrontiamo il carattere. E da questo confronto chiaramente vedremo se gli è suo figlio. Ottimamente. Vediamo. Sì, vediamo. grazie. Il carattere è lo stesso in entrambe. Caldo. Finito è il puntiglio. Chiara è la prova. Quello è vostro figlio. Oh, la testa. Dove è andata via? Solo a questo o all'altro mondo. Ah, il cervello a cima a fondo, il cervello a cima a fondo, sotto sopra se ne va, sotto sopra se ne va, da cima a fondo, sotto sopra se ne va, sotto sopra se ne va, sotto sopra se ne va. Buon signore, tocca a voi. Io comando, a voi Bruschino. Devi prego un momentino, devi prego un momentino, il comando sospendete. Devo andare se te mettete, devo andare se te mettete. Vada'altrove, vada'altrove, vada'altrove. Filiberto!
che albergo di mio figlio ogni cosa schiarirà, ogni cosa schiarirà, ogni cosa schiarirà. Rispondetemi, son qua, son qua, son qua. Debitor suo figlio è a voi. Perciò venni, sì signore. C'è qui il vostro debitore. Certo, è quello. Bruschino. Ha schiarito, avete torto. Che pure, caschi morto, che pure, caschi morto, caschi morto, caschi morto. Sono venuto per esigere il resto del mio credito e nessuno mi paga. Alla manora, io voglio scappar via. Signor Bruschino, favorisca pagarmi 200 franchi. Un'altra? Io siete matto? Meridere suo figlio. Il figlio mio, voi siete fortunato. Presto andate, correte, egli è di là. Come di là? Se nella mia locanda è sequestrato. Sequestrato? Or non diceste cosa? Che quel tale era mio figlio. Oh no, che era Bruschino. Quel Bruschino? Ehi, m'ha detto che è cugino del di lei figlio e che Bruschino ha nome. Ah, e adesso, ov'è il mio figlio? Sta nella mia locanda. Cugino, ma imposto che il tenga rinserrato. Riccone, capisco che egli
venite, zitto, ah, cavalone, ah, consigliate, senti. No, no, san che si stampa, diran che non è vera, ma per Bacco ho capito il pretesto, e il contratto egli è certo pentito, ed io far queste nozze ho stabilito. Caro signor tutore! Via mio tempo! Conviene per buon ordine che io scrutini la figlia, onde sentire come la pensa circa il matrimonio. Siete in collera me? Oh, cosa dici? Ti va tutto il mio bene. Sono qual contento. E per farti vedere che t'amo assai, t'ho destinato a sposa come sai. Ma se il giovane voi non è figliuolo di quel signor Bruschino. Cosa dici? Che delicatezza. Là, rispondimi a tuono. Il giovane hai veduto? Signor, sì. Ti piace? Disposta sei a fare un matrimonio? Matrimonio? Cioè? Bella semplicità, tu ti confondi. Matrimonio? Cos'è? Senti e rispondi. Avrete per sapere se siete al caso. O disegni voi ne avrete per sapere se siete al caso. E quai sono a me spiegate. E però se assegno il cuore. Mia carina me badate. Mia carina, mi badate, e di lo si assegna il cor. Mia carina, mia carina, mia carina, mia carina, mi badate, e di lo, sì,
Fedilo, Fedilo, se segno il cor, mia carina mi badate, mia carina mi badate, mia carina mi badate, Fedilo, se segno il cor, sì, mia carina mi badate, mia carina mi badate, Fedilo, se segno il cor, sì, mia carina mi badate, mia carina mi badate, Fedilo, se segno il cor. Saperlo. Qui viene, sentiamo. Sofia parlò col suo tutor. Smanioso son d'affrettar le nozze. Guai se scopre Gaudenzio che son figlio di Florville, suo nemico. Che tardo, andiamo a lei. Tranquillo non son io, se Imeneo non mi stringe. Pallido il mio.
scoperta. Egli, figliolo di quel nemico di Gaudenzio. Bene, pur tocca a me. Convien farli sposi pria che con Filiberto venga mio figlio. Ecco Gaudenzio qua, facciamo la commedia come va. Thank you.
terminato qui con lui ogni mia paternità. E suo figlio, appunto, è questo suo cugino. E poi diceste, mi dissi che gli è bruschino, ma è suo figlio. E voi facete, e voi facete. Dichiarate, rispondete. Dichiarate, rispondete. Dirò io com'è la cosa, dirò io com'è la cosa. Egli amava vostra figlia, e per farne al fin sua sposa, poi non è si finto qua, poi non è si è finto qua. E chi siete? Un uom d'onore. Bagatelle, bagatelle, e come? E figlio di Florville il senatore. Di Florville, del mio nemico, del mio nemico. Padre mio, no, no. Vergognoso! Per un storido puntiglio rinnegate adesso. Cospetton! Cospetton! È il padre estinto! È tornata la ragione! Poveri, fa compassione! Dolce amore dell'errore, perdonate per pietà! Li avete già sposati? Disgraziati! Padre amato, perdon! Va bene!